Guardate, si vede un gatto che cerca di uscire. Si vede un gatto che cerca di uscire. Il frullatore continua a vibrare. Guardate, la conosci la leggenda del frullatore di Toka Kitchen? Se non la conosci, guardala subito e non lo fare da solo, mi raccomando. Praticamente c'è una leggenda su per la quale noi non dobbiamo mai usare il frullatore in Toka Kitchen, perché sennò succederanno delle cose veramente pazzesche. Adesso andiamo subito a provarlo. Ci metterei un pesce e anche questo. Andiamo a frullarli insieme. Ok ragazzi, sto frullando, guardate, è uscito un frullato verde. No? Assaggia su. Dai che buono, sono sicuro che ti piacerà. Dai, buono? Ragazzi, si sta sentendo male perché non gli è piaciuto il nostro frullato. Ma ci sono anche altri frullati ragazzi che sono molto peggio di questo e che vanno fatti con cose molto peggiori. Ok ragazzi, che cosa gli facciamo secondo voi di frullato? Io prendo questa fetta di carne. Secondo me ragazzi questa non è carne normale. Guardate, gli è uscito fuori un frullato rosso. E ragazzi, questa volta mi sa che sta partendo gli easter egg. Andiamo. Ok, andiamo a fargli bere il frullato rosso ragazzi. Siete pronti a vedere la sua reaction? Guardate, la sta urlando. È successo qualcosa che non doveva succedere. Il frullato gli ha fatto male. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la prossima applicazione maledetta che vorreste vedere. Su, bevi un altro po' tesoro. Adesso andiamo a fargli un altro frullato. Questa volta però usando gli ingredienti della challenge. Guardate ragazzi, c'è un pupazzo a forma di gatto. Andiamo a prenderlo e a metterlo nel frullatore e vediamo che cosa succede. Ok, frulliamo. Eccolo lì, il pupazzo a forma di gatto dentro il frullatore. Frulliamo il pupazzo a forma di gatto. Ragazzi, che cavolo è successo? Avete sentito? Guardate, si vede un gatto che cerca di uscire. Si vede un gatto che cerca di uscire. Il frullatore continua a vibrare. Guardate, fa robe strane. Dai, smettila, frullatore, povero gattino. Dai, cavolo, sto guardando. Scusatemi, che cosa era su quella roba lì? Facciamolo bere alla tizia e vediamo cosa succede. Ok, eccolo, ha bevuto il frullato a forma di gatto. Ragazzi, ha urlato. Guardategli gli occhi. Sono gli occhi di Talking Juan. Ha gli occhi di Talking Juan, non ci credo. Ed erano sbucati anche nel frullatore, mi sa, prima, Ma che cavolo succede, ragazzi? Non ci posso credere. Ha gli occhi veramente di Talking Juan. Però c'è un'altra ricetta che voi non sapete, che si può fare alla tizia, cioè fargli un frullato con il cuore. Eccolo qua. Con affetto e con amore te lo faccio. Buongiorno pescheria. Andiamo a fargli bere un bel frullato al gusto cuore, ragazzi. Ragazzi, lo vado a frullare. Guardatelo, rosso lì dentro. Che cavolo di schifo è? Frulliamolo e vediamo che cosa succede. Vai. È partito il frullatore, ragazzi. Ci sentono degli urli, sentite. E sono comparsi, stanno comparendo delle macchie. Compaiono delle macchie di ketchup. Il frullato è diventato rossissimo. E stanno continuando a comparire macchie di ketchup di mania nel muro. Si sentono delle urla strazianti. Che cavolo succede? Cos'è questa roba, ragazzi? Posso allungargli il frullato? Ma che cavolo è? Non la sapevo questa cosa. Guardate che pure il bicchiere inizia a buttare fuori cose brutte. Va bene, portiamoglielo e vediamo che cosa succede, ragazzi. Ecco il frullato, lo sta guardando con degli occhi strani. Lei sembra che sa che cosa sta per succedere, ragazzi. Vado a darglielo. Tu lo sai che cosa sta per succedere, non è niente di bello, lo sai benissimo. Ok, guardiamo. Ragazzi, si sta sentendo molto male la signora. Ok, adesso stanno facendo bene, ragazzi, guardate. Ragazzi, si è sentita male, guardatela. È svenuta, non ci credo, è svenuta. Si è sentita male del tutto alla fine. Guardate, stanno iniziando a comparire macchie di ketchup pure dietro di lei. La challenge del frullatore, maledetto, è partita. E nella finestra sta diventando tutto rosso, come se fossimo dentro un'apocalisse. Perché lei, ragazzi, non c'è più. E quindi il mondo sta andando in avaria. Lei era l'unico zombie che ci proteggeva. Guardate, sulla tizia c'è una X, segno che non possiamo più andare da lei. E allora, ragazzi, andiamo dal fratello di Aghiwaghi, credo che sia, ci assomiglia parecchio. Eccolo qua, ragazzi. E guardate la barra di caricamento, è rossa. Ma che cavolo succede? Ciao, hai fame, Ti farò un frullato di quelli proprio al bacio. Allora, prendiamo un pesce, questo. Poi prendiamo anche questo qua, che è congelato. Ragazzi, ma guardate, sopra la pentola. Ma c'è Aghiwaghi nascosto. Questa è la bambola di Aghiwaghi. Mettiamola qua. Inizio a mettere nei piatti, ragazzi. Così gli andiamo a frullare tutti insieme. La bambola di Aghiwaghi, ragazzi, la farei a fettine, guardate. Wow, 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 wow. E abbiamo affettato la bambola di Aghiwaghi, ragazzi. Una fettina qua e un'altra fettina qua, perfetto. Adesso andiamo al frullatore e vediamo che cosa succede, ragazzi. Mettiamo la bambola. Poi mettiamo anche questo qua, ragazzi, anche il pesce. Frulliamo tutto insieme. È nato, ragazzi. Sta frullando tutto, è uscito fuori un composto giallo che sta diventando rosso. E ragazzi, si sentono le urla di Aghiwaghi. Guardate le urla di Aghiwaghi, che continua a cercare di uscire. Sta continuando a sbattere lì contro il vetro. Perché vuole uscire, dice aiuto, aiuto con la sua manina. Che cavolo, Aghiwaghi, smetti. Ti frullo io questa volta, ti frullo io. Dai, smetti, Aghiwaghi. E dai, smettila, brutto cattivo. No, sta spaccando tutto. Se mi spacchi il frullatore non posso più fare niente. La sua testa è finita nel bicchiere, ragazzi.
ragazzi. Adesso non ci resta da fare altro che farlo provare al fratello di Aggiwaghi, ragazzi. È diventato rossissimo tutto. Ecco a lei, signor fratello di Aggiwaghi, assaggi e ci dica che cosa ne pensa. Che cavolo, ragazzi, ci ha sputato ketchup! Ha sputato ketchup sullo schermo, guardate. Ma che cavolo fa? E continua a sputarmi ketchup sullo schermo. Smetti! Ma che schifo, ragazzi, ma fa schifo così però, Il prossimo frullato io lo farei con ingredienti un po' normali. Ah, mettiamo il polpo, sì. Cervello, perfetto. E gli metterei anche una cipollina. Oh, che schifo le cipolle. Carino. Però gli umani ti piacciono da mangiare, Guardate, è contentissimo. Perché io ho detto questa cosa sugli umani. Andiamo a mettere quello che dobbiamo mettere qua dentro. Cervello è andato. Ok, andiamo a metterci anche la cipolla e anche il nostro tentacolino. Frulliamo tutto insieme e uscirà fuori lo Slenderman. E invece no, però è uscito un composto bianco, ragazzi. Chissà che cosa sarà questo composto bianco. Andiamo a farlo assaggiare al fratello di Aggiwaghi, che sicuramente ne saprà più di noi, ragazzi. Ecco a lei, signore, assaggi. È al il gusto cervello, Vediamo se ti piace. Gli ha fatto tanto schifo, ragazzi. Lui è diventato verde dallo schifo che gli ha fatto. Ha cambiato colore. Ha i colori invertiti. Ma che cavolo hai fatto, signore? Ora glielo faccio ribere, magari torna normale. Bevi, bevi, bevi. Dai, bravissimo. Vediamo come sta. Ok, ha fatto così, ma è rimasto con i colori invertiti, dai. Cosa devo fare? Ti devo dare il pesce. Mangia il pesce. Mangia il pesce. Non lo mangia il pesce. Vuole rimanere con i colori invertiti a vita. Ok, adesso gli è piaciuto ed è tornato normale, ragazzi. Ho fatto il frullato di pesce. E vuole mangiare ancora. Che cavolo vuoi ancora? Vuoi forse fare una brutta fine? Ragazzi, prendiamo gli ingredienti del Grimace Shake. Facciamoglielo bere, ragazzi. Allora, prendo questa. Questa sicuramente è del Grimace Shake. Poi le fragole. Ci vorrebbe il latte, ma non c'è. C'è questo bianco in compenso. E poi abbiamo il pupazzo di Talking Angela. Cavolo succede? Andiamo subito a farti un bel frullato con crema, mirtilli e cioccolato. Pupazzo di Talking Angel è andato dentro, perfetto. Poi abbiamo questo, questo, questo. E ti abbiamo fatto il Grimace Shake. Andiamo a frullare, uscirà qualcosa di rosa, non sono sicuro. Infatti eccolo qua, ragazzi, non è proprio rosa, ma dai, era rosa all'inizio. E abbiamo il Grimace Shake. Andiamo a darglielo. Sei pronto a bere il tuo Grimace Shake? C'è comparsa la scritta. È comparsa la scritta sopra, ragazzi. È a tutti gli effetti un Grimace Shake adesso. Ma è sparita. Un secondo è durata, vabbè. Easter egg a parte del gioco, andiamo a fartelo bere. Non ti piace tanto, invece tu dovrai berlo, vai. Ragazzi, guarda, ha sputato tutto. Bevine ancora, dai. Ma teoricamente il Grimace Shake ti dovrebbe piacere all'inizio. Perché sputi, stupido idiota? Ragazzi, guardate, che fa? È svenuto. Si è sentito male per il Grimace Shake. Guardate gli lemura di casa. Stanno diventando tutte viola. Sta facendo urli strani, stanno diventando tutte viola stranissime. Come se ci avesse tipo, posso dirlo, ragazzi, senza offesa, pisciato sopra, viola. Guardate, è tutto Grimace Shake-oso. Anche il cielo è diventato viola. Quindi lui ha fatto una brutta fine a causa del Grimace Shake in questo caso. Ci manca solo il francese, ragazzi. Avevo letto, ragazzi, che c'era un modo per evocare Slenderman nell'app Toca Kitchen tramite i frullati. E cioè andare a prendere il suo tentacolo, eccolo qua, e prendere anche un cervello, eccolo qua, bianco però ovviamente, ragazzi, e andarli a frullare insieme. E dovrebbe uscire niente proprio di meno che lo Slenderman. Ma non dal frullatore, attenzione. Dovrebbe iniziare a girare sulla mappa dopo che il tizio l'ha bevuto. Andiamo a farglielo bere. Facciamo il nostro frullato, ragazzi. Eccolo qua che si prepara il frullato allo Slenderman. Ed è tutto bianchissimo, ragazzi, proprio come lo volevamo noi. Wow, sei contento, francese? Vai, assaggia, carino. Gli piace parecchio, ragazzi. Mangiane un altro po'. Ma che cavolo, guardate, ragazzi, nel tizio gli sono venuti fuori i tentacoli dello Slenderman. Ma che cavolo fai? Oddio, ragazzi, guardate, gli stanno rientrando tutti i tentacoli strani, storti. Ma che cavolo fai? E si è aperto il frigo. Ha fame. Forse il tizio ha molta fame. Ehi, ragazzi, lo Slenderman si è affacciato dal dietro il frigo. Si è affacciato. Da adesso è dentro la mappa di gioco e dovremo farci i conti. Non possiamo più tirarci indietro ormai, ragazzi. L'abbiamo evocato. Ragazzi, guardate, il francese gli sta colando ketchup dal naso. Poverino, è colpa di Slenderman. Secondo me, Slenderman, vai via, non ti abbiamo fatto niente. Gli pulisco il naso, ragazzi. Ok, guardate, si sta pulendo. Si è pulito e lui vuole mangiare però. Mangia, su, mangiati una bella carotina. Bravo. È tornato normale, per fortuna, ragazzi. Ragazzi, che succede al francese? Guardate, si sta sentendo un po' male. Ok, è tornato normale, per fortuna. Ragazzi, gli è passato lo smile dog dietro, guardate. Sta passando, è bruttissimo. Da quanto tempo che non lo vedevo, ve lo ricordate lo smile dog? Ma qua c'è un pazzo in frigo dello smile dog. Eccolo.
Posso fargli il frullato con lo smile dog. Ok, andiamo a fargli il frullato. Pupazzo dello smile dog e carne che al cane piace tantissimo. Frulliamo tutto. Che bello, la creme della creme proprio. Tieni tesoro, bevitelo tutto. Buono. Per ora sta andando tutto bene. Gli fa soltanto un pochino schifo, ragazzi. È svenuto. È svenuto pure lui. Perfetto. Ragazzi, che succede? Sento ringhia. Sentite anche voi che c'è qualcuno che ringhia. Ma è lo smile dog che gli si è buttato addosso. Guardate, lo sta mangiando. No, raga. Ma che cavolo. No, no, non ve lo posso far vedere questo, eh. Mi dispiace, non ve lo posso far vedere. È un po' troppo. Lo smile dog sta veramente esagerando. Povero signore. E l'applicazione è tornata nel menu. E ci sono 3x. Segno che sono tutti e tre andati. Siamo su Toca Kitchen 1. Uno, sempre per fare gli easter egg del frullato. Lo facciamo a Talking Tom, ragazzi. Miau, piccolino. Vieni qua che ti devo fare male. Ti faccio un bel frullato. Guardate, c'è la testa di Ladybug. Andiamo a frullarla, ragazzi. Non so perché ci sia, ma io la frullerei volentieri. Andiamo al frullatore. Gnam. Eccolo che frulla. Ragazzi, perché sta frullando cose rosse? Ma è... Ah, vabbè, Ladybug, scusate. Pensavo fosse altro, vabbè. Ci può stare. Ok. Ecco a te una palla di Ladybug frullata. No, me l'hai buttata via. Ma come osi? Schifoso lurido. Mangia, dai. Buona questa, eh. Come? Gli piace davvero? Raga, ha fatto gli occhi demoniaci. Ma che gatto orribile sei. Ma beccati questo pesce in testa. Bam, bam, bam. Se l'hai mangiato. Ma non ti fai un po' schifo? Sei un gatto orribile, ti mangi tutto. Gli faccio un altro frullato di Ladybug, ragazzi. Vediamo cosa succede questa volta. Frullerò per più tempo del dovuto e vediamo che cosa succede. Ok, continua a diventare rosso. Facciamo diventare tutto rosso. Secondo me scoppia il frullatore, guardate. Ragazzi, ok. Ha fatto crack. C'è una rottura nello specchio del frullatore, nel vetro, guardate. Ha fatto tutto rosso. Micio miau. Vieni a mangiare questo. Questo sicuramente non ti farà sentire bene, eh. Ci mettiamo un po' di sale alla Ladybug. Ci mettiamo anche un po' di pepe alla Ladybug. Ti do prima il pesciolino, perché prima le cose buone e poi quelle zozze. E guardate che cosa è diventata quella roba lì, ragazzi. Siamo pronti a darla a lui. Talking Juan, oppure Talking Tom. Vai, mangia. Vediamo che succede, ragazzi. Si è sentito male. Si è sentito male ed è svenuto. Avete visto che è svenuto un'altra volta? Ce l'abbiamo fatta. L'easter egg questa volta è avvenuto con successo. Ma che cosa, jumpscary? Dovresti essere sottoterra adesso, gattaccio. Andiamo da Cico Tobby, ragazzi, a fargli lo stesso easter egg. Sicuramente se gli frullo la testa di Jeff the Killer non gli farà niente di strano, vero? E sicuramente se gli frullo anche un ragno cattivo non gli farà niente di strano, vero? Andiamo a frullarglieli allora. Ragno cattivo. Vroom. Che bel ragnetto. Frulliamoti anche questo. Ecco qua, Jeff the Killer frullato, che è diventato giallo a caso. Non ho capito perché. Frulliamo ancora. Vum. Dai, ragazzi, preparatevi all'easter egg epico. Ragazzi, da dietro il frullatore la faccia di Jeff the Killer è uscita, quindi non era questa la faccia di Jeff the Killer. Andiamo a dargli a Cico Tobby sta roba, vai. Oh, hai paura che sto abbondando, vero? Oh, sta abbondando troppo di sale, vero? Andiamo anche di pepe. A te, buon appetito. Ti è piaciuto questo? Ragazzi, guardate, sembra che sta per rigettare tutto. Vai, anche questo mangiati, Cico Tobby. Buono, vero? Vai, anche una bella pera. Ragazzi, ma si sta sentendo male. Guardate, è diventato rosso. È diventato rosso ed è svenuto. Pure lui abbiamo fatto fuori con gli easter egg del frullatore. Questa volta sono più facili da far fuori. Forse perché tocca Chicken 1. Ragazzi, la signora ha scelto da sola cosa vuole. Guarda, sta tirando fuori tutto. Avete visto? Non ho toccato niente, oh. No, basta. Oh, ora ti frullo tutto. Ti faccio il frullato con tutto. Ha scelto lei, ragazzi. Ma che? Perché urli? Perché urli? Basta. Ok, questa te l'ho frullata. Ti frullo anche questo. Ragazzi, la tizia ha una bocca orribile. La tizia forse è cattiva. Ancora prima che gli diamo la roba. Ma che cavolo? Quanta roba ha tirato fuori? Ragazzi, guardate, c'è un uovo che si sta schiudendo. Oh mio Dio. Ragazzi, prova a dare uno di questi cosi rossi. Guardiamo che succede. Sembra contenta. Ragazzi, gli è uscito un tentacolo dalla bocca. Avete visto? I tentacoli di Slenderman. Che schifo, signora. Guarda che continua a uscire quando io avvicino il cibo. No, 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 no. Che schifo. Ok, è un po' troppo così, eh. Sembri la mamma di Ladybug. Vai, mangia. Wow. Ragazzi, ma si è sentita male. È svenuta pure lei. E allora cosa mi fai, wow, se poi svieni? Sei contenta di svenire, forse? Ci manca l'ultimo, ragazzi, che ha gli occhi di Talking Juan. È bruttissimo, guardate come ci fissa. Vuole cibo. O forse vuole noi. Secondo me, ragazzi, entrambe le cose. Io direi, andiamo a prendergli, ragazzi, questa povera Granny e frulliamola. Ciao, Granny. Eccola qua, ragazzi, l'abbiamo frullata tutta. Povera Granny, è diventata gialla. Ma forse perché non era la vera Granny?
Poteva essere forse un alieno travestito? Ma noi non ce ne frega proprio niente, perché dobbiamo dare il food a questo tizio brutto come la fame. Guardate com'è brutto, fa gli occhi strani. Ok, ecco qua. Perfetto, era buono? Cosa? Ragazzi, ci è saltato in faccia, avete visto? Ci ha fatto il jumpscare orribile. Il gioco sta crashando. Mi fa glitch continui, smetti. Mi ha portato al menu principale, ragazzi. Ci sono delle impronte di ketchup sullo schermo e delle X su tutte le facce. Segno che abbiamo finito tutti i livelli. Ragazzi, vi volevo far vedere prima di andarcene soltanto questo. L'inizio di questa applicazione che è Osu Sushi. Lui ci sta chiedendo chiaramente persone che sono state fatte fuori. Andiamo a fargli questo, ragazzi. Ha messo chiaramente delle teste di gente che è stata fatta fuori. Vediamo che cos'è Osu Sushi. Proviamo, ragazzi. Ok, vai, mettiamogli un sacco di avocado. A lui sicuramente piacerà questo sushi. Vai, tagliamo. Ragazzi, è uscito ketchup. Di nuovo, ancora? Ragazzi, questo è perché c'è forse la gamba di qualcuno dentro. Forse la gamba di Shrek, visto che è verde. Che salsa ci mettiamo? Cos'è successo, ragazzi? È diventato tutto rosso. Ok, diamoglielo e vediamo il risultato. Oh, sushi. Sushi, melo sushi. Buono, buon appetito. Vai, mangia. Vediamo se è quello che voleva. C'ha la faccia questo elefante, ragazzi. Guardate, ci sta per giudicare. È contento perché ha mangiato corpi di qualcuno. Ma che cavolo è sta roba? Ed entra altra gente. Ragazzi, è la cosa più brutta del mondo, no. Questa applicazione ce la teniamo per un prossimo video. Se raggiungiamo i 5.000 mi piace.